Sbarrata, svelata, come vogliamo chiamarla,
stato a porte chiuse anche stasera dopo l'ultima celebrazione, che sarebbe stata aperta fino intorno alle 24, ecco, si farà a porte chiuse. Ma desidero dare una piccola comunicazione che è la seguente. Ecco, così come fu per l'Immacolata, che non si poteva fare celebrazione all'aperto, però l'Immacolata si affacciò alla porta della chiesa, questa sera lo farà anche San Luigi, significa in montata sul carrello, ecco, a cui i quattro mastri di ferro lo spingeranno, perché si assommi alla porta della chiesa. Ecco, noi rimarremo in chiesa perché non c'è processione, la attenderemo che benedica la città e ritorni nuovamente al suo posto. E come dicevo, sin da ora, quello che non abbiamo gridato tutti insieme in questi due giorni, lo gridiamo ora forte dicendo: cittadini della Santa Lucia! Chi rispose:
qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci. Ed egli disse, portatemeli qui. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese cinque pani e due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli. E i discepoli adorarono. Tutti mangiarono senza dare, e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare donne e bambini. Parola del Signore. Tutto quello che serviva. Ma se c'è stata la moltiplicazione dei pani e dei pesci, è perché c'è un avvenimento particolare. La folla va da Gesù perché ha bisogno di lui, ma ci va soltanto per ricevere quello di cui ha bisogno, la guarigione da una malattia, e poi andarsene. Infatti la folla, gli uomini e le donne presenti, non erano preparati a restare a lungo con lui. Per questo avevano bisogno dei pani e dei pesci. Per questo i discepoli chiedono, dobbiamo concederli perché vadano a comprarsi qualcosa. Mentre l'essere umano, noi quando ci prepariamo per andare in qualche posto e sappiamo che ci dobbiamo trattenere per molto tempo, e ci andiamo preparati. Quando andiamo al mare solo una calza d'aria non ci portiamo, ma poi ci portiamo tutto quello che ci serve. Acqua, mangiare, sdraio, ombrelloni, tutto quello che è necessario. Perché? Perché sappiamo che il tempo da dedicare per quell'attività è un tempo lungo e quindi in quel tempo devo sostenere le mie necessità. La folla evidentemente non ci va a passare un tempo lungo con Gesù, ma nel momento in cui sta con lui non se ne vuole più andare. Nel momento in cui sta con il Signore, quella folla perde la condizione del tempo. Servizio sacerdotale.
bel applauso. Yeah.